ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi ragazzi, siete pronti per allenare gli addominali? Tutto questo in soli 6 minuti ragazzi. Questo qua è un workout veramente spettacolare che potete portare sempre con voi in vacanza, al mare, da vostra nonna, da vostra zia, ovunque, non serve niente. E potete farlo ovunque chiaramente, quindi un pavimento, vi serve solo la vostra voglia. Sentirete proprio bene gli addominali lavorare e vi assicuro che è fondamentale. Quindi lavora a livello funzionale ma anche estetico chiaramente, quindi sarete forti a livello di addominali ma anche esteticamente con i bei cubozzi, sì, che tanto volete. Ma parliamo un attimo di addominali, visto che ci siete fatti tante domande. Innanzitutto ricordiamo che non esistono addominali alti e addominali bassi, esiste solamente il retto addominale e gli obliqui. Quando diciamo addominali bassi, in realtà sono gli obliqui, che comunque arrivano fino appunto alla parte bassa, ma quando siete il male, gli addominali bassi in realtà sono obliqui. Ma in realtà, in maniera ignorante, si può anche dire la parte bassa, perché comunque esiste. Diciamo che ci sono degli esercizi che stimolano di più quella parte, o comunque sia a livello di sensazione avrete un maggiore enfasi, diciamo, di dolore nella parte bassa. Ma comunque state allenando gli obliqui. Allora, se vogliamo avere degli addominali d'acciaio, addominali scolpiti, quante volte a settimana è opportuno allenare gli addominali? Soprattutto come, magari? Meno due volte o barra tre volte, quindi non fate tre volte al giorno questo circuito, tre volte a settimana ragazzi, sì, è una domanda importante. Allora, vi consigliamo inoltre di combinare questo tipo di workout a circuito, se proprio volete la perfezione, anche con allenamenti di forza, quindi magari 4 serie di plank, 4 serie di leg raise, perché comunque gli addominali sono un muscolo come un altro, quindi va stimolato in maniera differente. Non basta fare gli allenamenti a circuito, ma anche allenamenti dove progredite, secondaggio, sì, aumentare il secondaggio, aumentare il numero di ripetizioni. Questo potrebbe essere veramente utile per rinforzare i vostri addominali. E poi c'è la parte più importante, ovvero la dieta. La dieta, purtroppo, sapete, la dieta è importante, sì, purtroppo senza quella di fare tutti gli addominali che volete, ma gli addominali non escono, e quella forse è la parte più difficile. Allora, diciamo che per non stare troppo a fare la lezione, sono tre. La prima è allenamento, perché se non allenate gli addominali, non avrete gli addominali, dovete renderli più spessi, più forti, più resistenti. Circuiti e allenamenti di progressione. Dieta, quindi mi raccomando, molto importante la dieta, se volete appunto assottigliare dovete togliere la parte grassa. E terzo punto direi costanza in tutti e due, sì, questi punti, perché sì, se no, se lasciate uno di qua, uno di là, oppure esatto, fate più uno più l'altro. No, dovete fare entrambi. Che dire ragazzi, vi ho fatto la lezione di addominali, adesso basta, si può partire, facciamo gli addominali, dai. Vi ricordiamo che se volete essere iscritti a noi facciamo anche online coaching, lasciamo sotto in descrizione tutto quanto. Il link è in descrizione, ci sono le guide qua sotto, potete comprare il nostro abbigliamento, sì, tutto di più. E adesso ragazzi, però bisogna partire, iniziamo il workout. Oggi ragazzi, come post workout vi consigliamo le Impact Whey isolate di MyProtein. Questo è gusto vaniglia, veramente consigliate, si shakerano velocissime. Come al solito trovate la nostra integrazione qui sotto, quindi andate e troverete tutto quanto dettagliato. Codice sconto Gorilla per ricevere un ulteriore sconto. Mi raccomando però, passate al nostro link, perché almeno ci date una mano, insomma, se ci volete bene passate al nostro link. Ragazzi, ci siamo, sono partire, vi ho posto il timer, 45 secondi di esercizio e 15 di rest, un esercizio all'altro, totale 6 minuti. Primo esercizio, reach out, braccia a terra, così devo salire solo con gli addominali, così, uno, una sorta di sit-up, uno, esatto, spingendo molto con gli addominali. Siamo 3 2 1, go, parte, 1 2 3, beh, lo ricordiamo, sono tanti, 45 secondi, sono tanti. Tanti, fate il massimo che riuscite chiaramente, Quindi spingete tanto con l'addome, salite su spingendo con gli addominali, braccia tese, spingo tanto con l'addome, giù, per chi è più forte può tenere anche un peso in mano, volevo. Se siete mobili dovete anche portare le braccia dietro. Tirate bene. Oh, su. Su del nome. Ok. Pausa. Pausa 15 secondi. Lascia la pista. Esercizio, lascia. Esercizio per l'obliqui. Sentite bene l'addome contrarsi quando fate questo esercizio. Connessione mente-muscolo. Siamo via. Anche qua. Cerchiamo di ruotare bene, lenti. Se per caso avete un mattoncino
buona respirazione. Andate a toccare dalla parte all'altra, da dentro, 1, 2, 1, 2. Anche in questo caso, appunto, se avete un peso, potete tenere le mani e dare da una parte all'altra, diventerà molto più complicato. Spirare bene. Ancora 5 secondi. Vai, vai. Ok, pausa. Pausa, 40 secondi. Abbiamo leg raises in 4 tempi. Quindi facciamo una gamba, facciamo l'altra, giù la gamba, giù l'altra. Okay. Siamo via. Siamo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Così è. Lenti. Manteniamo la retroversione del bacino. Respiriamo. Vai. E questo fatto lento, questo è tosto, però va bene. Strizzate bene l'addome e andate. Punto qua potrete sentire una maggiore enfasi sulla parte bassa dell'addominale. Quando maneggiate ad alzare la schiena, fermatevi un attimo, senza fretta, e lo rifate. Pausa. Ok. Quindi, butterfly crunch. Adesso ragazzi, questo è piuttosto il punto. Dovete aprirvi, gambe, braccia e chiudervi così. Via. Ci siamo. Ok. Potete farlo o come lo fa lui, salire, se no potete anche solo chiudervi così. Così apro e chiudo. Apro e chiudo. Se non ce la fate. Se no, salite così. Uno, due. E questo è il braccio della volta. Il problema è che non ci stiamo. Fa questa ripresa, con il mio braccio purtroppo non riesco a aprire bene. Respiriamo bene, contraiamo. Pausa. 15 secondi. Air touch, il tocco dei talloni. Ci siamo. Questo qui è quasi più per riposare, in realtà. Dobbiamo fare la tenuta di crunch, quindi stiamo su tenuta e andiamo a toccare il tallone destro e il tallone sinistro. Quindi, qua, state su, se fatto bene, se contraete bene l'addome, si sente, se no non lavora. Bene, tenuti, controllate bene, schiacciate il vostro addome. Dai. Forza. Dai, dai, sono buona. Dai, dai, 15 secondi, non vogliamo. Forza. Sentite bene il vostro addome lavorare. Piano piano, dai. Ok, pausa. Plank. Plank. Ovviamente tutti sappiamo fare un plank. La cosa difficile è farlo con questo caldo. Adesso. Secondo bevete, via! Volendo possiamo tenerlo anche un minuto, sfruttando gli ultimi 15 secondi di pausa, vedete voi. E qua respirate, andiamo giù, e stiamo lì. Teniamo. Questo è un ottimo esercizio, sì. Dove potete magari nel tempo sfidarvi, sì. Aumentare sempre i secondi, vedere quanto lo fate. Anche il plank ci starebbe appunto impostare una progressione, quindi magari se il vostro massimale di 30 secondi, lavorare per arrivare a un minuto, due minuti, insomma, non di più. Dai, dai, non molliamo, che il workout è quasi finito. Veloce, rapido. Un secondo, ok. Teniamo un attimo, dai, dai. Arriviamo fino a un minuto, ragazzi. Dai, 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 non molliamo. Let's go. Ormai, forza. 30. Dai, dai. 3 secondi. Pausa. Ok, ragazzi. E direi che ci siamo. Siamo anche per i risultati. Vado, detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo.